Benvenuti in questo documentario amatoriale riguardante la ex distilleria Eridania di Ferrara. Se vi state chiedendo cosa sono questi affanni, sono io che sto scalando un muro di circa 2,5 metri. Immagino che i motivi li potrete capire presto. Ma magari non sapete cosa sia questa distilleria Eridania. Beh, già soltanto il nome potrebbe farvi pensare che sia collegata alla ben più famosa marca, al brand dello zucchero. E così infatti è, proprio perché Eridania non produce soltanto zucchero. Al momento sinceramente sono un po' disinformato, ma sicuramente nei primi decenni del Novecento aprì a suo nome questa distilleria. E quello che chiaramente si può evincere dal web, dalle poche informazioni che sono presenti sul web, è che addirittura tutto l'alcol che veniva prodotto qui veniva anche esportato all'estero, in tutta l'Europa. Quindi, insomma, era uno stabile molto molto importante ed ha dimensioni enormi, proprio giganti. Quindi diciamo che questa distilleria ha prodotto alcol fino a circa l'inizio degli anni 90. Poi, tramite una direttiva europea, direi, molte distillerie proprio italiane anche si dovettero riconvertire a una maggiore richiesta di bioetanolo. E si pensava che si potesse vivere anche senza molte distillerie, quindi anche questo ovviamente ha dovuto pensare di rimodernizzarsi, riconvertirsi in appunto banalmente in una fabbrica del bioetanolo. La domanda che ora dovrebbe sorgervi spontanea è: ma perché la distilleria ha chiuso? Dunque, diciamo che la direttiva UE semplicemente imponeva agli stati membri di procedere con un graduale innalzamento della quota del bioetanolo nei carburanti fossili, arrivando a un tetto ideale di circa il 5%, con un minimo del 2,5%, e questo all'anno 2010. Ovviamente questi paesi sono poi arrivati ai giorni nostri il 15%, invece l'Italia doveva raggiungere lo 0,9% di questa quota. E vi era inoltre la possibilità di aiutare mediante sgravi fiscali le imprese produttrici, ma ci sono voluti ben 3 anni per recepire la direttiva ed attuare la legge. Come sempre, ovviamente, quindi il medesimo accadimento in un mercato che continua ad essere influenzato soprattutto dai produttori extra UE avviene così per una legge del 2006, nel mentre non ci furono agevolazioni in nessun sgravo, quindi la distilleria nel 2007 vede la fine della propria storia. Ovviamente Ferrara si ritrova con un impianto gigantesco e non funzionante, di cui non si sa bene come riconvertirlo. Nel 2009 vengono mandati a casa 50 dipendenti. Insomma, dettagli insignificanti, no?
E ovviamente adesso la distilleria rimane così nel nulla, nel vuoto, in modo vulnerabile a predoni del ferro, del rame, dell'acciaio, in quanto sempre dal web si può chiaramente vincere tramite altre persone che hanno visitato il luogo, che vi sono spesso delle persone che vengono a rubare questi materiali, ed è quindi un luogo piuttosto pericoloso. Io non vi invito a fare ciò che abbiamo fatto noi, cioè di entrare qui dentro e di fare un giro di esplorazione, ma sinceramente ne vale la pena. Però sappiate dei vari rischi che correrete. Inoltre, questa distilleria ora è casa, diciamo così, tra virgolette, di almeno un paio di senzatetto, in quanto abbiamo visto che in due stabili, di cui uno stabile prefabbricato all'esterno, e invece un appartamento ricavato dentro uno stabile in muratura, sono stati ricavati appunto due appartamenti, di cui uno chiuso e l'altro in cui si poteva entrare. E abbiamo chiaramente visto che sono proprio adibiti a luoghi di per la vita, insomma, per dormire, eccetera, e mangiare. Per fortuna non c'era nessuno al momento in cui siamo arrivati noi. E secondo me è stata un'ottima cosa, in quanto sicuramente queste visite nostre, anche se non siamo vandali, eccetera, non sono sempre gradite, secondo me. L'urbexer essenzialmente fotografa, si documenta, guarda, esplora e vede. Non a caso il motto dell'urbexer è lasciate solo impronte, prendete solo emozioni. Quindi io non vedo sinceramente nulla di male in quello che viene fatto in questo video. Ma chiaramente non biasimo le autorità, in quanto non possono saperlo. Ma ora ho parlato un po' troppo, vi lascio un po' al video. Nel caso debba fare qualche intervento, interverrò nuovamente. Questo cazzo.
chiaramente potete notare quanto sia enorme questo stabile. Noi non siamo riusciti a girarcelo tutto, perché eravamo già dentro da 2-3 ore, meno 2 ore sicuro. E ci era parso di scorgere anche una macchina bianca vicino all'entrata, l'entrata principale della struttura, quella di via Luigi Turchi. Quindi non sappiamo se quell'auto sia stata lasciata lì volontariamente dalle autorità per far sembrare che ci fosse qualcuno e per mettere in fuga eventuali ladri futuri. Non ci sembrava più il caso di rimanere lì. Diciamo che la maggior parte delle cose, le cose principali, le cose più interessanti, le abbiamo viste. Per chi in futuro vorrà tornarci, chiedo cortesemente magari di fare un video, di mostrare cose che non abbiamo visto noi, magari cose più, anche più interessanti, e magari di lasciare un link qui sotto nei commenti. Forse avete potuto notare le mascherine sui nostri visi. Questo è per due motivi principali. Uno, il più banale, forse perché così rischiamo di farci riconoscere di meno, ma alla fine non serve a granché. Ma soprattutto perché, sempre da come si può evincere su internet, pare che altre persone abbiano notato amianto o comunque che vi siano delle sostanze volatili tossiche all'interno della struttura. Se seguite i consigli di chi scrive sul web, ma al riguardo forse non fate male. Da questo percorso potete vedere chiaramente che noi abbiamo scavalcato un muro di 2,5 metri, circa 2 metri, 2,5 metri. In realtà, da altri video che trovate su YouTube, potete vedere che c'è anche un'entrata, un buco nel muro, da un'altra parte. Se volete entrare dal buco nel muro, potete seguire le rotaie che vedete in via Luigi Turchi. È arrivato il momento dei ringraziamenti. Oltre a quelli che potete vedere qui sotto a scorrere, ringrazio tutti voi per aver visto questo video documentario amatoriale e mi raccomando, rimanete sintonizzati su questo canale per magari vedere ulteriori sviluppi, ulteriori video in futuro. Ah, e vi rimando anche al video precedente, questo, che è la prima spedizione della distilleria Ridania, e ancora prima al video documentario in lingua inglese, nel mio inglese maccheronico, su Villa Monge. A presto e arrivederci.